Fred. Film O'Clock. Film O'Clock. Film O'Clock. News. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le notizie dal mondo del cinema. In questa edizione parleremo di Takashi Miike, Wim Wenders e di Sean Penn. Fischia la prima stampa di Shield of Straw del regista giapponese Takashi Miike in concorso a Cannes. È la storia della difficile avventura di due poliziotti che scortano un giovane killer, reo confesso di violenza e omicidio ai danni di una ragazzina di 7 anni. La vittima è la nipote di un vecchio miliardario che offre 1 miliardo di yen per chi ucciderà l'assassino. Effetto Cannes sul box office italiano del weekend. Il grande Gatsby di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio, che ha aperto il festival, va subito al top con 2 milioni e 900 mila euro. Al secondo posto il fenomeno Violetta l'evento, il debutto al cinema della beniamina delle teenager, in 2 giorni sfiora 1 milione e 800 mila euro. Scende in terza posizione Iron Man 3 con poco più di 500.000, mentre sono più di 15 milioni incassati in totale. Nel complesso incassi da boom che segnano un più 93% rispetto allo scorso weekend. Mentre Wim Wenders torna a girare in 3D dopo Pina, il nuovo progetto si intitola Everything Will Be Fine e il protagonista maschile è James Franco. È ancora aperta invece la ricerca delle protagoniste femminili con Sarah Polley in pole position. The Hollywood Reporter scrive che il regista sarà sul set in agosto. Nuova entrata nel cast di Inherent Vice, il prossimo progetto diretto da Paul Thomas Anderson e ispirato al romanzo di Thomas Pynchon, Vizio di forma. Il film potrà infatti contare non solamente su un interprete principale come Joaquin Phoenix, ma anche sulla partecipazione di Benicio del Toro, Reese Witherspoon e Owen Wilson. Ora si dovrebbe aggiungere anche la partecipazione di Sean Penn. Chiudiamo con un lutto nel mondo del cinema. È morto a Firenze l'attore Carlo Monni. Aveva 70 anni. Rimase per lungo tempo al fianco di Roberto Benigni al suo esordio. Fra i suoi film ricordiamo Berlinguer ti voglio bene di Giuseppe Bertolucci, Chiedo asilo di Ferreri e Speriamo che sia femmina di Monicelli. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ci risentiamo fra un'ora.